Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, che significa gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse di nuovo: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a rete a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. È la terza domenica di Pasqua, ma è ancora sempre lo stesso mistero, l'unico grande mistero ad essere celebrato, ricordato con il desiderio e il proposito e il sogno di riviverlo in tutta la sua pienezza. Quella che stiamo vivendo non è la terza domenica dopo Pasqua, ma di Pasqua. Non è la stessa cosa. Il dopo indica un avvenimento ormai trascorso, sepolto, che semplicemente ricordiamo. Il di Pasqua, invece, indica un avvenimento che costituisce per noi cristiani l'eterno presente, di una storia che si riattualizza, che si deve vivere. E quindi Gesù risorto appare, secondo la cronologia delle apparizioni, propria dell'Apostolo Giovanni, per la terza volta, e compie un gesto prodigioso che è destinato a far cadere ogni incertezza che certamente ancora albergava nel cuore dei dodici, ormai ridotti ad undici. Un gruppo di loro decide addirittura di tornare all'antico mestiere, pescare. Tornano alle reti da cui Gesù un giorno sulle rive del mare di Galilea li aveva strappati per farli diventare pescatori di uomini. E perché pescatori di uomini? Perché gli abissi marini, come sappiamo, sono dei luoghi di tenebra. E quindi loro capirono quale doveva essere la loro nuova missione o il loro nuovo lavoro, quello di disincagliare gli uomini dalle tenebre del peccato e dell'errore. Invece ora, non avendo ancora chiaro quale sbocco dovesse prendere la loro vita, ora che il Maestro non era sempre con loro, tornano sulla barca e vanno a pescare. Ma quella pesca, in quella notte, senza il Maestro, si rivelò infruttuosa. Ed ecco perché il risorto li aspettava con il suo comando: «Gettate la rete dalla parte destra e troverete». Così fecero e la rete si riempì, addirittura di 153 grossi pesci.
Il numero 153 non è messo lì a caso, ma fa riferimento ad alcune antiche tavole di popoli che raccontavano appunto di 153 popoli. Il significato allora è chiaro, si tratta del valore universale della missione che Gesù affiderà poi ai suoi discepoli prima di far ritorno al Padre, andando in tutto il mondo ad evangelizzare e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo poi è il nome definitivo di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. Fino a quel momento Dio si chiamava El, Dio al singolare ebraico, Elion, Dio l'Altissimo, Elion, Dio al plurale, Adonai, Signore, Yahweh, che significa colui che è, e Dio è colui che è, il verbo essere, il dominatore di ogni cosa, animata o non animata. Alla stessa maniera poi Gesù si autorivelò un giorno ai giudei, quando disse: voi state vedendo colui che già Abramo ha visto e si era rallegrato. E loro risposero: come, non ha ancora 50 anni e dici conoscere Abramo? E Gesù rispose: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono Yahweh. Non disse io ero, disse io sono. E Gesù effettivamente è l'Eterno presente, è l'Emanuele, il Dio con noi.